Notizieinunclick.com è una testata giornalistica online con informazioni a livello nazionale e locale. Notizieinunclick.com pubblica fatti, non opinioni. Notizieinunclick.com, la notizia giusta per te. Ciao a tutti, io sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube Notizieinunclick. Visto il successo ottenuto all'interno del mio portale di informazione notizieinunclick.com, la sezione di educazione finanziaria, ho pensato di pubblicare in maniera cadenziata dei video che ne trattano l'argomento. I temi trattati li potete trovare nel libro Lessico finanziario scritto dal professor Beppe Ghisolfi, edito da Aragno. Buona visione! CPD Cassa Depositi e Prestiti di Fabio Gallia, tratto dal lessico finanziario di Beppe Ghisolfi, Aragno Editore. Cassa Depositi e Prestiti, CDP, è l'Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l'economia italiana dal 1850 ed esercita un ruolo primario a supporto della crescita del Paese. Opera secondo criteri di sostenibilità e di interesse pubblico, utilizzando fondi provenienti principalmente dalla raccolta postale e dalle emissioni di titoli obbligazionari. Maggiori informazioni sono disponibili sul www.gpd.it. Il modello di business. Da oltre 150 anni, Cassa Depositi e Prestiti svolge un ruolo istituzionale di sostegno del risparmio delle famiglie e promozione dell'economia nazionale in un'ottica di lungo periodo. La sua principale fonte di raccolta è il risparmio postale degli italiani, che gode della garanzia dello Stato, al quale si aggiungono ulteriori capitali provenienti dalle emissioni di titoli obbligazionari o catalizzati da fondi nazionali ed esteri, pubblici e privati. In virtù del suo ruolo storico a beneficio dell'interesse pubblico e dello status di Istituto Nazionale di Promozione, CDP opera in quattro aree strategiche del Paese, alle quali dedica attività e risorse in complementarietà con il sistema finanziario. Governamento, pubblica amministrazione, infrastrutture, finanziamenti degli enti locali, le azioni di strumenti di investimento, creazione e ammodernamento delle infrastrutture, cooperazione internazionale, internazionalizzazione e sviluppo di un presidio unico per l'export, espansione delle imprese nazionali all'estero, promozione dei rapporti con interlocutori interessati ad investire in Italia, imprese, partecipazione a tutto il ciclo di vita delle imprese, dalla fase di start-up a quella di rilancio in caso di crisi, fino agli investimenti di lungo termine per aziende di forte impatto sull'economia nazionale. Real estate, sviluppo del mercato immobiliare, offerta di abitazioni a basso costo, social and affordable housing, riqualificazione abitativa. CDP utilizza strumenti finanziari tipici di un operatore di mercato, da quelli di debito tradizionali come finanziamenti e garanzie, agli strumenti di investimento nel capitale di rischio delle imprese, a nuove misure volte a liberare risorse dai bilanci delle banche da dedicare a un nuovo credito per le imprese. Alla peculiarità di intervenire dove identifica limiti di mercato con l'obiettivo di promuovere progetti che altrimenti vedrebbero difficilmente la luce. La Cassa dei Depositi e Prestiti ha la forma giuridica di società per azioni a controllo pubblico, con la presenza di azionisti privati, detiene e gestisce inoltre un portafoglio di partecipazioni e di aziende strategiche per l'industria nazionale per un valore complessivo di circa 23 miliardi di euro che ne fanno il principale investitore in società quotate in borsa italiana. La storia, istituita a Torino il 18 novembre del 1850 con una legge del Parlamento sardo, la Cassa Depositi e Prestiti aveva il compito di mobilizzare capitali da destinare alle opere di pubblica utilità. A tal fine raccoglieva depositi dagli enti locali e dalle amministrazioni civili per impiegarli nei prestiti a favore degli stessi enti e dell'ammortamento dei debiti. Tutti i fondi gestiti godevano della garanzia dello Stato. All'indomani della proclamazione del Regno d'Italia, la Cassa assorbì tutti gli organismi che svolgevano operazioni analoghe in altre regioni della penisola. La sua nuova funzione di raccolta di risparmio privato è presso
gli sportelli postali dislocati nel territorio cominciò ad assumere rilevanza crescente, fino a diventare la principale fonte provvista. Nel 1898 fu trasformata in direzione generale del Ministero del Tesoro e nel 1910 trasferì gli uffici nell'attuale sede di Roma in via Goito. Tra le due guerre, la Cassa Depositi e Prestiti lanciò la prima emissione dei buoni postali fruttiferi, titoli obbligazionari a tasso fisso, con scadenza senza cedola e estinguibili anche prima della scadenza ventennale. Le risorse raccolte trovarono impiego nella realizzazione di importanti opere edilizie di bonifica, nonché nella creazione di nuove città come Latina, Sabaudia, Pomezia, e dal 1949 fu coinvolta nella ricostruzione post-bellica, senza tuttavia che il ruolo di sostegno degli enti locali venisse mai a mancare. Una prima proposta di privatizzazione della cassa risale all'inizio degli anni Ottanta, ma non si tradusse nell'attribuzione di personalità giuridica autonoma. Bisognerà aspettare il 1993, quando, ad opera del ministro Barucci, ottenne anche la facoltà di acquistare e cedere partecipazioni in istituti di credito. 3 anni dopo i bilanci vennero redatti secondo direttive dell'Unione Europea e quindi con il decreto legge venne trasformata in società per azioni. Da quel momento la Cassa di Depositi ha allargato il suo perimetro d'azione fino a raggiungere un settore privato, operando sempre in un'ottica di sviluppo medio-lungo termine, puntando agli strumenti innovativi e flessibili per adattarsi alle esigenze degli investimenti. Negli ultimi anni la Cassa di Depositi ha proseguito l'azione di supporto di aree strategiche in Italia e si è impegnata per la crescita delle imprese con finanziamenti diretti nelle nuove piattaforme plafond provvista, oltre a catalizzare capitali europei di reinvestire nel sistema imprenditoriale. Cassa Depositi e Prestiti ha anche assunto il ruolo di istituzione finanziaria per la cooperazione allo sviluppo, diventando gestore degli strumenti finanziari per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. In ambito real estate ha realizzato un programma turistico promuovendo un'evoluzione del modello di impresa attraverso la separazione della proprietà immobiliare e della gestione. Ha lanciato infine la prima identità di gruppo definendo una nuova missione. Promuoviamo il futuro dell'Italia contribuendo allo sviluppo economico e investendo per la competitività. Grazie per la vostra attenzione, oggi abbiamo finito, domani parleremo di cassa integrazione.